Nel gergo comune, eh, emozioni e sentimenti sono simbolicamente rappresentati dal cuore, considerato la sede dell'animo umano. Ma il cuore, nonostante sia una, un organo vitale, non ha a che fare con la fisiologia dell'emotività. Compito questo che spetta ad un'altra parte importante e fondamentale del nostro organismo, che permette di percepire il mondo circostante, imparare, controllare comportamenti, movimenti, pensieri e appunto le emozioni. Sto parlando del sistema nervoso, ossia il nostro cervello, un insieme di organi e strutture che trasmettono segnali alle diverse parti del corpo per coordinare le funzioni fisiche e psicologiche. Conoscere i meccanismi che fanno funzionare il nostro cervello ci permette di riconoscere, gestire e modificare le emozioni e i pensieri? Pare proprio di sì. E oggi lo scopriremo grazie a quello che io ritengo uno scienziato, il biologo del cervello, il dottor Tancredi Militano. Buongiorno e grazie per essere qui. Buongiorno, grazie per avermi invitato. Lei è un biologo, esperto in neuroscienze e in etologia umana, cioè lo studio del comportamento animale, se mi corregga. Sì, l'etologia umana è lo studio del comportamento animale dell'animale uomo. Ah, perché? Okay. Noi siamo prima di tutto animali e poi abbiamo anche qualche cosina in più. Ecco, le neuroscienze tradizionali hanno fatto dei passi da gigante, soprattutto eh, per quanto riguarda gli aspetti cognitivi del cervello e della mente, però c'è chi invece eh, si è prodigato soprattutto nel studio e nella comprensione delle emozioni. E questo, e queste persone, questo personaggio io ce l'ho qui di fronte, quindi sono veramente molto contento di averla qui con me. E, eh, poiché il cervello, questa massa da 1,5 kg che risiede nella nostra testa è, è l'organo più complesso che esista al mondo, è la parte più complessa del nostro organismo, lei ce lo spieghi in, in due minuti. Io le ho portato, tanto per cominciare, un cervello, una riproduzione del cervello, perché così possiamo apprezzare non tanto la grandezza, questo è leggermente più piccolo, però quello che è importante capire per conoscere il cervello è che il cervello è costituito da tante aree, addirittura da più cervelli dentro il cervello. Questo è l'elemento che mi sembra il più rappresentativo per cercare di capire come interagire con le emozioni, perché il, questo nostro cervello produce le emozioni, in qualche modo è lui che ci fa vivere le emozioni. Come dicevamo prima, per tanto tempo la sede delle emozioni si credeva fosse il cuore, ma davvero si credeva che le emozioni nascessero nel cuore. Poi si è visto che invece è, 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 nascono nel cervello, poi noi le sentiamo nel corpo, perché le emozioni le sentiamo nel corpo. Però è lui che le produce. Produce anche. I pensieri e pochi sanno che esistono due aree del pensiero. Una è nostra ed è sotto il nostro diretto controllo e ne siamo proprietari. Un'altra area del pensiero invece è nascosta da qualche parte e produce pensieri, pensieri, pensieri che sono quelli che poi ci creano i problemi e non li produciamo noi. Altre aree del cervello, altri cervelli dentro il cervello producono le sensazioni. La sensazione eh, di essere in gabbia, la sensazione di essere ehm, in una condizione di difficoltà, la sensazione di essere rifiutati. Eh, e queste sensazioni, per esempio, eh, si è visto che noi possiamo provare le sensazioni che il cervello ha già dentro di sé, come se non fosse possibile conoscere una sensazione nuova se non l'abbiamo provata, per esempio, nei primi 5-8 anni di vita. Quindi tutte le volte che proviamo una sensazione, in realtà... Ci sono degli eventi che tirano fuori una sensazione che c'è già dentro e quindi in realtà quello che noi viviamo è già dentro di noi. Conoscere il cervello ci dà la possibilità di capire come nascono quindi le emozioni, come nascono i pensieri, come nascono le sensazioni, come nascono i comportamenti, le scelte, gli stati d'animo. Conoscere il cervello ci permette anche di quindi rimodulare. O modificare tutti questi elementi. Ecco, questo per esempio è materia delle neuroscienze sì. di cui lei è esperto. Eh, mi, mi dica in due parole perché si parla tanto, ci sono tanti libri che sono stati scritti, tanti articoli di giornale, ne parlano anche le tv. Ma non è tanto chiaro effettivamente il, eh, il significato di neuroscienze. Sì, la, le neuroscienze sono una parte della scienza che studia il sistema nervoso, neuro, di cui fa parte il cervello. Le neuroscienze cercano di capire le, le neuroscienze, in particolare le neuroscienze cognitive, cercano di capire la correlazione tra ciò che il cervello produce e le aree del cervello che, che producono quell'elemento. Quindi, se parlo di emozioni, le neuroscienze dicono quale parte di questo cervello costituito da 86 miliardi di cellule, di neuroni, quale parte mi produce le emozioni? E una volta che io conosco che le emozioni sono prodotte da una, da una tale parte, per esempio, il sistema limbico è tipicamente il sistema che ha eh, una, una grande correlazione con la produzione di emozioni, oppure ehm, le amigdale, abbiamo due amigdale, che sono due piccole strutture. a forma di mandorla. A forma di mandorla. Infatti, la parola amigdala viene deriva, da, da deriva da mandorla, e sono due piccole strutture che vanno in allarme e che ci fanno. Provare paura. Oppure, e, e, ci sono tante altre strutture, la più, quella che in particolare è stata oggetto del, del mio studio, in realtà del nostro studio, perché eh, sono qui io da solo ma eh, faccio parte di un piccolo team. Eh, abbiamo studiato il mesencefalo e le correlazioni tra il mesencefalo e il sistema limbico perché le varie aree del cervello non sono chiuse come compartimenti stagni, ma comunicano. Ci sono dei sentieri, si chiamano sentieri, la parola sentiero è, è affascinante. No? C'è un sentiero, per esempio, che mette in comunicazione il mesencefalo con il sistema limbico. Il sentiero mesolimbico mette in, in comunicazione oppure il sentiero mesocorticale. Insomma, ci sono questi sentieri che... Mettono in comunicazione le varie aree del cervello e da queste comunicazioni nascono per esempio le emozioni. Come nasce un'emozione? E poi, perché soffriamo? Sì, ci occupiamo di sofferenze perché eh, in realtà è stato scoperto eh, i nuovi studi soprattutto quelli eh, effettuati attraverso una tecnica che si chiama risonanza magnetica funzionale, eh, è stato visto che alcune aree del cervello si attivano secondo una sequenza tale per cui noi proviamo delle sofferenze, che adesso vediamo che tipo di sofferenze possiamo provare e le proviamo perché esiste una regione, un'area del cervello, un cervello dentro il cervello che ha come preciso compito quello di generare delle sofferenze. Questa Dottor Ungaro è una notizia che sconvolge un po' sapere che nel nostro cervello esiste un secondo cervello che come obiettivo ha quello di produrre una sofferenza, un indebolimento nell'individuo, nel soggetto, perché mai un cervello nascosto qui dentro ci può voler mettere in difficoltà? E invece ci sono dei motivi molto interessanti. Però parliamo di sofferenza, dove, quali sofferenze possiamo provare nella nostra vita? Diciamo che esistono quattro classi di sofferenze, cioè le sofferenze possono nascere quando nella nostra quotidianità stiamo male, stiamo male, o per un'emozione, quando proviamo paura, quando proviamo ansia, quando proviamo rabbia e chi non si arrabbia durante la settimana poi in questo periodo è ancora più, più facile, insomma. Quindi noi possiamo soffrire per un'emozione, possiamo soffrire per un pensiero. Quando andiamo a dormire è un pensiero, non ci lascia in pace, ci crea, crea l'insonnia, non, 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 non ci permette di rilassarci, è un pensiero che nasce, che, sul quale rimuginiamo, possiamo soffrire per un'ossessione, possiamo soffrire per quella che chiamiamo paura, in realtà è solo un pensiero, perché potremmo avere paura di qualcosa che succede, continuiamo a pensarci, la chiamiamo paura, in realtà è un pensiero, noi pensiamo a qualcosa che può succedere e il pensiero ci tormenta, oppure la terza classe, la terza, il terzo tipo di, emozioni, di sofferenza che possiamo provare è costituito dalle sensazioni, quindi noi possiamo provare sensazioni spiacevoli, la sensazione di essere rifiutato, di non essere voluto, la sensazione di non valere niente, sensazioni. Ma davanti a una di queste sofferenze eh, si può intervenire per modificare, cambiare ristrutturare il, il nostro stato d'animo che in qualche modo è inficiato da quelle quel tipologie di sofferenza. Sì, sì, assolutamente sì. Infatti le ultime scoperte delle neuroscienze hanno individuato proprio in questo secondo cervello, in quest'area nascosta, l'area responsabile della genesi della maggior parte di questi elementi destabilizzanti, cioè la maggior parte di questi elementi che generano sofferenza e non abbiamo citato i comportamenti e le scelte, che anche questi possono generarci sofferenze, quindi emozioni, pensieri, sensazioni sgradevoli e comportamenti, esiste un'area del cervello che desidera la produzione o favorisce la produzione o amplifica uno di questi elementi perché come obiettivo ha quello di metterci in difficoltà. Ecco, le neuroscienze hanno capito, hanno scoperto che esiste quest'area, l'hanno studiata in lungo e in largo perché, per cercare di capire intanto perché un'area dentro di noi ci vuole mettere in difficoltà. È come se un leone eh, che è stato istruito dalla natura per andare a caccia, eh, prendere un antilope no, per, per, per mangiare, avesse un'istruzione nel proprio cervello, quando arriva davanti all'antilope ah, si ferma. Ah, sono e, vegetariano? Sì. E improvvisamente, digitale, esatto, <ride> si, eh, si, si fermano. Quindi è un, un cervello contro di noi. Allora si è cercato di capire come è, com è, com è possibile. E allora eh, studiandolo a fondo è stato visto che questo cervello in realtà in qualche modo con questo cervello si può dialogare. Ma per eliminare, e concludo, le, le sofferenze, quindi per gestire e rimodulare un'emozione, una sensazione, un pensiero o un comportamento, noi non dobbiamo... Interagire con, il con la nostra parte cosciente, con, col, col soggetto, con l'individuo che percepisce la sofferenza, ma dobbiamo cercare di interagire con quel secondo cervello. Quindi le neuroscienze, queste ultime scoperte, propongono un cambio di paradigma, un cam una chiave di lettura diverse, diversa. Soffri di un'emozione? Soff soffri per qualcosa? Benissimo soffri per l'ansia, la, d'accordo, lasciamo perdere l'ansia, andiamo a vedere questo secondo cervello che cosa sta combinando, soffri per un pensiero che ti rimbalza, i rimugini, no, benissimo, lascia perdere il pensiero, non ci importa di che cosa si tratta, andiamo a vedere questo secondo cervello che, che obiettivo nascosto ha, perché è lui che ti produce questi elementi o okay, che li favorisce e li amplifica. È veramente affascinante nello stesso tipo quanto complesso, però... Credo che sia interessante approfondire. A proposito di questo, mi piacerebbe averla qui ancora in studio, ehm, entrando un pochino nello specifico eh, per capire, comprendere effettivamente come è possibile ristrutturare un'emozione passando da una sofferenza a un qualcosa di più piacevole. Quindi è una cosa molto, molto impegnativa, anche questa, però dedicheremo una puntata appositamente a questo aspetto. C'è una collaborazione tra neuroscienze e psicologia. Eh, assolutamente, diciamo che il neuroscienziato studia come funzionano eh, i processi, i meccanismi, eh, le correlazioni tra le varie aree, tra la, il, il gruppo di neuroni che è implicato e poi il prodotto che può essere il pensiero e l'emozione. Individua una teoria e poi la propone, per esempio, al medico, allo psicoterapeuta. E tutto questo per chi ha beneficio? Della, del benessere del, poi della persona. Del benessere della persona. Sì, la neuroscienza non può fare a meno della psicologia perché non si può sostituire il neuroscienziato allo psicoterapeuta neanche al medico. Naturalmente. Il medico e lo psicoterapeuta non possono fare a meno del neuroscienziato perché chi fa le scoperte è il neuroscienziato. Naturalmente. Io, eh, dottor Militano, eh, la ringrazio. Le rinnovo l'invito a venire qui. Certo, con piacere. E grazie ancora per tutto quello che ci ha detto. Poco tempo, ma essenziale. Eh, per quanto riguarda i nostri telespettatori, volevo, dire, volevo citare una frase del compianto giornalista e scrittore Roberto Gerbaso, il quale diceva che eh, il cuore sta al cervello come la vela sta al motore, ossia aggiungerei il fatto che se cuore e cervello desiderano la stessa cosa e vanno nella stessa direzione, tutto quanto va a beneficio della nostra anima, del nostro stato d'animo e del nostro benessere. Arrivederci alla prossima puntata di Vivere Bene.